Salve a tutti voi. Abbiamo deciso di dedicare questa puntata interamente al tema della ricostruzione dopo il terremoto, in tutti i suoi vari aspetti, sia tecnici, sia psicologici, sia anche sulle difficoltà che incontrano i cittadini nell'avere i finanziamenti, nel ricostruire le loro case. A un anno e mezzo dagli eventi sismici del maggio 2012, e l'umore della gente rispetto alla ricostruzione ovviamente è vario. Chi non ha avuto danni nella propria casa è chiaro che è molto attento alla ricostruzione degli edifici pubblici, alle scuole, al municipio, alle chiese, e quindi in qualche modo è coinvolto nella questione della ricostruzione, ma non la sente troppo sulla sua pelle, a parte appunto i luoghi dove normalmente si socializzava, e quindi penso alla vita delle parrocchie o alla vita civica. Chi invece ancora vive la questione della casa sulla propria pelle, è chiaro che a distanza di molti mesi comincia a sentire il peso dei cosiddetti tempi lunghi. Consideriamo che alcune persone hanno dovuto attendere, per esempio, un parere sul fatto che la loro casa fosse più o meno vincolata storicamente. Quindi questo ha portato a un grande rallentamento di tutta la procedura. Si dice che il nostro terremoto, rispetto ad altri terremoti, in questi giorni abbiamo l'esempio del sindaco dell'Aquila, il nostro terremoto ha avuto un piano di ricostruzione relativamente rapido, e questo per certi aspetti è vero, ma ovviamente chi è stato costretto a lasciare la propria casa o a trasferirsi appunto in altri alloggi non avverte tutta questa rapidità, perché è chiaro che per le persone la rapidità consisterebbe nel arrivare a poco tempo a una risoluzione della questione. Comunque le ricostruzioni richiedono ovviamente un esborso economico, cioè anche laddove ci sono finanziamenti cosiddetti al 100%, di fatto poi ci sono dei parametri, quindi metrature eccetera, per cui la casa non sarà più esattamente come era quella d'origine. Per gli interventi nelle zone che sono state colpite dal terremoto, i problemi sono innanzitutto relativi alla conoscenza della costruzione, cioè come è realizzata questa costruzione, quali sono le sue forme, quali sono i suoi materiali, quali sono le sue tipologie costruttive. Dopodiché il passaggio successivo è consistito ovviamente nel rilievo dei danni che la costruzione ha subito, e anche l'analisi del rilievo diventa uno dei caratteri fondamentali, perché tramite l'analisi del rilievo dei danni subiti si può andare a valutare qual è stato il comportamento della struttura e quindi quali sono i suoi punti deboli. Fatte queste analisi, queste indagini, che sono degli elementi preliminari, necessari, non sempre fattibili, perché come si può ben immaginare per tante costruzioni non c'è documentazione tecnica, perché sono fabbricati vecchi, realizzati diciamo oltre 50 anni fa. Occorre una prima analisi di rilievo dello stato di fatto. Dopodiché si tratta di decidere quale è il tipo di intervento che è più favorevole per la tipologia costruttiva che si sta considerando, perché la singola costruzione è un'entità a sé e ognuno va studiato per conto proprio. Questo vale sia per gli edifici di civile abitazione, ma vale anche per i capannoni industriali, che sappiamo in questa fase hanno avuto notevolissimi danni. Le diverse tipologie di capannoni sono talmente ampie che ognuna richiede uno studio a sé stante, e in quanto proprio anche le tecniche costruttive si sono modificate nel tempo. Occorre avere una intuizione, una valutazione di carattere ingegneristico che ci permette di
individuare quale sarà il futuro comportamento della struttura per un altro evento dello stesso tipo, per poi andare a caratterizzare l'intervento stesso. E questa è una delle difficoltà maggiori, cioè la capacità di poter progettare, e progettare non vuol dire semplicemente seguire una norma, ma vuol dire capire quello che è il comportamento della struttura. Certo che oggi le tecniche sono tantissime, sono le più varie, alcune tecniche, diciamo, si prefiggono gli stessi obiettivi ma con degli strumenti molto diversi, quindi anche la scelta della tecnica costruttiva, del tipo di intervento, anche questo fa parte della cultura del progetto che deve essere sempre più approfondita, tenendo conto anche del fatto che sappiamo bene l'Italia ormai è tutta zona sismica e quindi purtroppo di questi eventi ne dovremo ancora sentir parlare. Le regole sono fondamentali, soprattutto in un momento come questo dove sempre il rischio dell'infiltrazione malavitosa all'interno delle opportunità di business sono sempre più forti. La white list, tutti quelli che sono i controlli sui subappalti sono condizioni che io ritengo indispensabili. Adesso è il momento della ricostruzione. Sicuramente da questo punto di vista noi lamentiamo il fatto che ad oggi, se facciamo i conti, è stato speso neanche il 10% del totale. Ritengo che la partenza dei cantieri della ricostruzione sia legata anche a queste motivazioni. Un po' di burocrazia che ci vuole, il fatto che i tecnici di quel territorio sono studi tecnici che sono oberati, visto l'entità, le amministrazioni locali che sicuramente non hanno una struttura molto importante. È passato un anno e mezzo, l'importante è che il 2014 sia l'anno veramente in cui iniziamo a ricostruire, anche per dare un po' di lavoro alle nostre aziende. Oltre 740 imprese hanno già fatto la domanda per circa 800 milioni di euro, e che abbiamo oltre 9.200 ordinanze dei sindaci per la ricostruzione, oltre 15.000 persone coinvolte, per oltre 290 milioni di euro, e soprattutto con le prenotazioni che abbiamo previsto siamo già in una fase dove l'impianto che avevamo insieme ipotizzato, e cioè le condizioni dell'utilizzo dei famosi 6 miliardi per la ricostruzione di case e di imprese, è un obiettivo che ci fa dire che noi arriveremo a circa 3.000 imprese, e penso all'obiettivo che noi ci eravamo dato anche sulle case di oltre 10.000, tra le 10.000 e le 14.000 pratiche. Quindi credo che sia un percorso che oggi deve essere monitorato con le nostre linee guida, con i percorsi che abbiamo sviluppato, soprattutto per cercare di dare nuovo lavoro, perché dal terremoto dobbiamo ripartire per ridare un segnale di ricostruzione culturale ed economica della nostra del nostro paese, sia con le regole, sia con i comportamenti, sia con le azioni antisismiche ed energetiche, e dall'altra parte coinvolgendo le imprese del territorio. Un buon consiglio per i cittadini può essere di fare ben attenzione alla selezione dell'impresa. L'impresa, per poter operare, ha bisogno di avere la formazione in regola, i documenti in regola, il documento unico di regolare contributiva e una serie di maestranze abili ed esperte che sappiano usare l'imbragatura anticaduta, che sappiano usare i nuovi materiali, che abbiano tutte quelle conoscenze richieste oggi da un'impresa che vuole stare sul mercato e si vuole rendere competitiva. Con una corretta selezione allora i lavori possono andare via dopo con un filo di gas e il cantiere opera sicuramente in sicurezza, che è la cosa più importante. Una corretta selezione dell'impresa, un cantiere sicuro, ovviamente fa partire un mercato, fa partire un settore che oggi è un po' in crisi, ed è per questo che l'impresa deve essere un'impresa radicata sul territorio, deve essere un'impresa che sta al passo coi tempi, che ha dei tecnici competenti, che sappia dare
una nuova sicurezza antisismica a quell'edificio che in quel momento ha subito danni ed ha sofferto. Anche durante l'esecuzione poi l'impresa, ovviamente coadiuvata dai tecnici, dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, dal direttore di cantiere, ecco, può studiare quelle che possono essere le conseguenze al fine di evitare poi problemi di natura esecutiva, cioè quei transitori strutturali tale per cui durante i getti, durante il rinforzo strutturale si possono creare delle condizioni di rischio particolari a cui di solito le imprese non sono abituate. Cioè, la casa con questi nuovi criteri antisismici, questa nuova riprogettazione, con questa nuova analisi della vulnerabilità diventa un luogo sicuro, come poi deve essere. Lavorare in un cantiere del terremoto è un'esperienza molto importante per il semplice fatto che quando si lavora su un cantiere del genere le sinergie delle imprese e soprattutto dei progettisti sono importanti, perché in un cantiere del genere non ci sono orari, non ci sono tempi e giorno per giorno bisogna verificare sempre costantemente il da farsi, seguendo sempre un progetto di massima. Ed è stata un'esperienza molto importante. L'unica cosa in questo cantiere, questo e altri che ho avuto, è stata la consapevolezza che esiste uno Stato, nel senso, noi abbiamo avuto svariati ispezioni degli enti preposti, USL, Ispettorato del Lavoro, addirittura anche Carabinieri. L'unica cosa che vorrei dire è questa, mi piacerebbe molto se questo sistema che è stato utilizzato qua a Pieve di Cento, a Cento, dove noi siamo stati, venisse utilizzato in tutto il territorio terremotato e non solo, perché sarei molto contento se questo succedesse, perché vorrebbe dire che ci sia un controllo vero e proprio, come dovrebbe essere, e al tempo stesso tutte le imprese hanno uno stesso piano su cui lavorare. Ossia la sicurezza, soprattutto la sicurezza e tutte le documentazioni e tutti gli adempimenti di legge. Questo iter ricostruttivo e di messa in sicurezza ha fatto sì che si riscontrassero sul campo tante delle teorie che si studiano a monte, quali ad esempio la consistenza dei materiali, le tecniche edificative dell'esistente. Tant'è appunto che la difficoltà grossa che si è rincontrata volta per volta, noi ci siamo occupati molto di scuole, di monumentale, e proprio in virtù della povertà di edificazione, vuoi della metodologia di messa in opera, vuoi anche della materia. Mattoni di qualità bassa, malte ormai polverizzate, mancanza di regolarità in pianta e in altezza, pareti di spessore ed altezza eccessive o insufficienti, che fanno sì che tutte queste costruzioni si siano mostrate deboli nei confronti del sisma atteso e accaduto. Che dire alla popolazione, ai cittadini, a noi stessi professionisti, uno dei consigli da dare è di valutare attentamente lo stato, la qualità, l'edificazione degli edifici dove abitiamo, nel senso di verificare l'epoca di edificazione, guardare, studiare, rivolgendosi a un tecnico qualificato, bravo, attendibile, le caratteristiche costruttive, la sufficienza ad esempio di murature portanti integre, quindi di evitare anche prossimamente di eseguire degli interventi rivolti alla rimozione di parti di murature portanti, ovvero sostituzione di elementi orizzontali con altri non debitamente ammorsati, di valutare la qualità dei materiali con cui l'edificio è fatto, di indagare, volendo anche il tipo di terreno su cui l'edificio sorge, e di guardare se
il fabbricato è sede di elementi a rischio, come coperti che spingono, cioè inclinati, con punti di colmo non appoggiati, privi di catene orizzontali, cioè tutto ciò che rende la costruzione vulnerabile al sisma. Sapere e prevenire riesce a far sì che le cure dopo l'evento si limitino a elementi non strutturali, quindi meno pericolosi. Quindi la prevenzione oggi è fondamentale per chiunque di noi. C'è un sisma invisibile che sta colpendo il cuore di tanta gente. E questo, se volete, è un aspetto a margine del tema ricostruzione, che però non è un tema che ha a che fare solo con i mattoni e con i progetti. Il terremoto ha creato sicuramente, ha allargato tante crepe nella vita delle persone. Come è accaduto negli edifici, così è accaduto nella vita delle persone. Spesso negli edifici il terremoto non è stata la causa dell'inagibilità, ma probabilmente c'erano delle scricchiolie precedenti. Bene, così anche nella vita delle persone. Quindi, per esempio, il rapporto con la terra è cambiato, il rapporto con la casa è cambiato e a volte i rapporti anche nei nuclei familiari sono cambiati. Perché il terremoto ha scombussolato un po' alcune sicurezze e ha portato a nudo alcune crepe che probabilmente nella vita c'erano. Questo sembra marginale nell'aspetto della ricostruzione, ma vi assicuro che in realtà non lo è, perché adesso molte famiglie devono ripensare la propria vita e legato a questo c'è anche il tema del lavoro. Lavoro, terremoto e crisi si sono in qualche modo sommati. È chiaro che non c'è una causa diretta, no? Però se facciamo un'analisi attenta, è riconducibile. Tanti cambiamenti lavorativi, delocalizzazione di alcune fabbriche, chiusura di alcuni negozi, hanno comunque a che fare con l'evento sismico. Quindi quello che voglio dire è che l'evento sismico è qualcosa che, come un olio, è entrato un po' nei meccanismi anche sociali. Soprattutto nelle zone di provincia, laddove siamo stati davvero colpiti da questo sisma, le cose sono cambiate, è nata una consapevolezza diversa, difficile da spiegare in quattro parole, ma questa cosa ha portato dei dinamismi sicuramente positivi. E dicevo anche ultimamente, ha portato a una sorta di ritorno alle origini delle nostre vite e della comunità. Venendo meno i luoghi, ci si trova molto di più per volontà, e quindi il radunarsi insieme sia per ritrovarci che per celebrare è un ritrovarsi che ha riportato tutti all'essenza di questa cosa, e questo dal mio punto di vista ha anche degli aspetti sicuramente positivi. Bene, grazie a tutti voi che siete rimasti in ascolto di questa puntata dedicata interamente alla ricostruzione dopo il sisma in provincia di Bologna. Arrivederci a tutti.